Guido nasce sulla spiaggia di Miramare nel 1946 grazie ad un'intuizione di nostro nonno, Guido per l'appunto, che insieme alla nonna Augusta e alla mamma Tiziana, che era una bambina, ha aperto il primo chiosco sulla spiaggia di Miramare dove poter servire qualcosa ai primi turisti della spiaggia di Rimini. L'intuizione si è rivelata giusta perché il turismo a Rimini si è sviluppato come tutti sappiamo e l'attività di famiglia ha coinvolto prima nostro padre Flaviano e poi di conseguenza a me e mio fratello Giampaolo appena abbiamo raggiunto l'età ruolabile. Entro in cucina più o meno all'età di 13 anni di fianco a mia mamma Tiziana e a mia nonna Augusta. Comincio a respirare quindi molto presto la tradizione riminese, la cucina riminese marinara. Nel 2002, con i locali rinnovati di Guido, io e mio fratello Gianluca iniziamo un nuovo percorso, inizia anche un percorso di studio e di ricerca su quello che è il prodotto locale e sulle ricette della tradizione. Quindi una cucina che va a pescare nel passato per proiettarsi poi nel futuro. È stata un'avventura abbastanza difficile all'inizio, poi sono arrivate diverse soddisfazioni, tra le quali la Stella Michelin nel 2008 e per ultima questa grande convocazione che abbiamo ricevuto per partecipare all'avventura di Fico, dove siamo stati coinvolti dal gruppo di Italy World per far parte di questo grande parco sulla biodiversità italiana come ristorante del pesce del parco. Quindi una nuova avventura che ci riempie di emozione e soprattutto di tanta speranza e aspettativa. Vi aspettiamo tutti a Fico, al mare di Guido, a Bologna.